Carissimi, buonasera a tutti voi e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, ragazzi, dobbiamo commentare insieme questa novità di Godin in uscita che sto vedendo sui social in queste ore. I tifosi interisti si stanno incazzando neri. E li capisco perché, insomma, va bene il bilancio, tutto quello che vi pare. Qualcuno deve uscire, ragazzi. Vi ho detto anch'io ieri. L'Inter ha 700 giocatori sul groppone. Qualcuno deve uscire. Ma prima di Godin, per quanto mi riguarda, oh, e voglia giocatori che si possono cedere prima di Godin. L'Inter con l'uscita di Godin libererebbe uno spazio da 24 milioni di euro lordi. Va benissimo tutto quello che vi pare, ma anche si priverebbe comunque. 34-35 anni, tutto quello che vi pare, ma si priverebbe comunque di uno dei pochi leader che abbiamo in squadra. È un dato oggettivo. È un dato oggettivo. Cioè, se io sono contento se mi arrivano i Vidal, i Kolarov, la gente esperta perché mi alza il livello di competitività della rosa, portano mentalità, portano esperienza, come faccio a essere felice di un'ipotetica cessione di Godin? Non posso. Non posso. Certo è che se mi impostano la cosa, oh, dobbiamo scegliere, sacrificheresti Godin o Skriniar? E a malincuore ti dico, se me lo imposti così, ti dico Godin, perché Skriniar è più futuribile, Skriniar ha un valore di mercato di diversi milioni di euro, tantissimi milioni di euro. Mi viene da pensare l'Inter un anno e mezzo fa ha rifiutato 70 milioni di euro dall'Inghilterra per Skriniar, adesso sembrava un mezzo brocco Skriniar. È ovvio che Godin, 35 anni, lo lascio andare più facilmente di Skriniar. Però è quello il discorso, che mi dispiace mi dispiacerebbe perdere un leader, una figura di carisma. Io ho visto anche Hakimi in queste ore, no? Nel suo ultimo allenamento ha messo la foto sua con chi? Con Godin. E nella didascalia ha scritto imparando, apprendendo nuove cose. E guarda caso chi c'era vicino che lo catechizzava, gli spiegava i movimenti? Godin, perché Godin, ragazzi, è un esperto, è uno che è un leader. Cioè, pur non avendo fatto una stagione strepitosa, strepitosa, no? Per meriti non solo suoi assolutamente, perché sarà a fine carriera Godin tutto quello che vi pare, ma Godin non era assolutamente un giocatore da difesa a 3. Assolutamente, ma è stato talmente bravo lui e si è messo talmente tanto a disposizione che anche a 34-35 anni ha detto: ma io piuttosto faccio vedere al mio allenatore che anche se non ho mai giocato a 3, nonostante i miei dati anagrafici, lo smentisco e faccio un partitone. E abbiamo iniziato a vedere Godin in squadra. Quindi mi dispiace anche per questo, perché finalmente il giocatore Godin aveva anche capito i meccanismi della difesa a 3. Ultimamente giocava titolare Godin. Ricordate, no? Le ultime partite di Godin è stato titolare. Quindi, per questo mi dispiace, ragazzi. Cioè, privarti di Godin perché. Ok, le ragioni di bilancio, ma va bene rescindere i Berni, anche Ranocchia, cioè, questi qua, i giocatori che comunque. Non è che chissà che t'abbiano dato all'Inter, no? Però Godin. Cazzarola, insomma, perdi un leader, perdi un leader. Ranocchia pure si sta parlando, l'uscita di Ranocchia che magari andrà al Genoa. Ecco, io voglio dire un'altra cosa, uscire Godin, poi chi entra? Darmian, Darmian. Cioè, se per questo, ragazzi, oh, va bene accontentare Conte e tutto quello che vi pare, ma c'è un limite, come vi ho detto. Cioè, va bene la difesa a 3, i meccanismi e tutto quello che vi pare, ma io preferisco un giocatore come Godin che mi ha giocato partite importanti, che sa che cos'è il calcio a certi livelli, anche se magari non è l'ideale nella difesa a 3, piuttosto che un Darmian che nella sua carriera, che cazzarola ha combinato Darmian? Che cosa ha combinato Darmian? Quindi. Ci sarebbero dei pro dal punto di vista del bilancio, il risparmio e tutto quello che vi pare. Magari Skriniar avrebbe più possibilità di giocare. E io ripeto, a malincuore tra Godin e Skriniar sacrifico Godin. Va benissimo. Però dobbiamo mettere in conto che l'Inter perderebbe un leader, perderebbe una figura importante. Non solo discorso campo, perché appunto il campo Godin, se dobbiamo essere lì pignoli, andare a vedere quanto ha giocato, quanto non ha giocato. Godin ha giocato poco. Ma l'Inter perderebbe una figura importante proprio nello spogliatoio che ti dà mentalità. Ci siamo fatti la bocca, dobbiamo accorciare il gap con la Juve,
di mentalità, come lo accorci, ragazzi? Io appunto, ripeto, se a me fanno piacere i Vidal, i Kolarov, è per questo discorso qua, di dare mentalità alla squadra, è perché i giocatori esperti ti danno mentalità al gruppo, e Godin era uno di questi. Quindi io mi auguro di no, ragazzi, perché mi piangerebbe il cuore. Certo, e sono consapevole che comunque qualcuno deve uscire. Assolutamente, cioè siamo troppi ragazzi, siamo troppi, ve l'ho detto anche ieri, cioè possiamo fare tre pinetine possiamo fare lì per accogliere tutti i giocatori che abbiamo adesso sul groppone. Perdere Godin così mi dispiace, si sta anche dicendo che magari è una ragione familiare, una motivazione familiare, c'è la moglie che pare sia sarda, ma a quanto ho capito nata a Cagliari. Questo è un altro discorso, se è questo è amen, se lui decide di andare a Cagliari per questo motivo, perché vuole stare vicino alla famiglia della moglie, alzo le mani, amen. Però io parlo di un discorso ovviamente calcistico, sportivo, di mentalità, di voglia di vincere. Cioè io preferisco averlo in rosa sempre e comunque uno come Godin. Il Milan perché fa il rinnovo di contratto a Ibrahimovic nonostante abbia 800 anni Ibra? Per quel discorso là, perché la mentalità che ti ha portato Ibra nel gruppo ti ha fatto svoltare tutta la squadra. Poi, per carità, Ibra è Ibra, non sto a discutere questo. Però Godin è di sicuro un giocatore di spessore, importante per tutto il gruppo, secondo me. Ecco perché dobbiamo stare molto attenti prima di avallare questa ipotetica cessione o meno. Non lo so, ragazzi, io la penso un po' così. Io dico che mi dispiacerebbe tantissimo, mi dispiacerebbe tantissimo, vero che non era adattissimo a difesa a 3, ma è pur vero che aveva imparato adesso i meccanismi della difesa a 3. Non lo so se avrebbe giocato titolare quest'anno Godin, non lo so. Mi farebbe piacere solo ed esclusivamente per un ipotetico rilancio di Skriniar, perché perdere Skriniar così a cuor leggero, il giocatore che ha rinunciato al procuratore per restare all'Inter, ricordiamocelo, Skriniar ha rinunciato al proprio procuratore che lo voleva andare via dall'Inter per restare all'Inter. Skriniar comunque abbastanza giovane, i meccanismi della difesa a 3 li può imparare tranquillamente col tempo. Ci metterà un po' più di tempo, ma secondo me si può rivalutare Skriniar tranquillamente. Certo è che come vedete sto lì a mettere tanti asterischi, sempre di sta difesa a 3, difesa a 3, difesa a 3, difesa a 3. Ragazzi, questo per me è un limite di Conte. Come non ha saputo valorizzare Eriksen, perché vede i giocatori in un certo modo e mi auguro sia ancora in tempo per valorizzarlo, allo stesso modo lui vede una linea difensiva a tre, solo ed esclusivamente. E ripeto, non è un male questo, perché ogni allenatore ha il suo credo calcistico, però devi andare un attimino anche incontro alle caratteristiche dei giocatori che hai. Quindi, se Skriniar sa giocare a 4, Godin sa giocare a 4, De Vrij sa giocare sia a 3 che a 4, però anche a 4 sa giocare. Quindi hai tutti i centrali che sanno giocare a 4. Forse sarebbe, chissà, sarebbe l'ideale passare a 4, non lo so, no? Conte gioca a 3, va bene, però Godin aveva imparato a giocare a 3, ecco perché un po' mi dispiace da questo punto di vista. Comunque ragazzi, non lo so, per il momento questa notizia non è ufficiale, io mi auguro che l'Inter ci pensi su milioni di volte prima di accettare questa offerta per Godin. Ha i suoi pro la cessione di Godin, ma dal punto di vista economico, di bilancio e di risparmio. Però va bene questi motivi, ma dobbiamo mettere in conto che perdiamo un grande leader, uno dei pochi veramente esperti che ha leadership in quella squadra. Lo dobbiamo mettere in conto. E l'ha fatto vedere nonostante quest'anno Godin abbia giocato pochissimo, poco nulla. Quindi questo vi dico ragazzi, amici, parola a voi, fatemi sapere la vostra, che cosa ne pensate su questa ipotetica cessione di Godin, parrebbe quasi fatta, non lo so ragazzi, io mi auguro ancora di no. Concludo anche dicendo che forse una riserva da 6 milioni di euro l'anno è un po' troppo ingombrante, è vero, ma come vedete dal punto di vista economico, ok, ti dico che questa cessione può avere tanti pro, io vedo anche le altre squadre, la Juve che rescinde Higuaín, rescinde Matuidi, il Barcellona rescinde giocatori, cioè tutti stanno facendo le operazioni così, però Godin che è uno di quei pochi che ha mentalità, beh io me lo terrei un altro anno prima di far crescere tutto il gruppo, non lo so, almeno io la penso così.
Iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate, condividete, fatemi sapere tutto quello che vi pare su questa notizia. E non solo. Un saluto a tutti, amici. Sempre, sempre ama. Ciao ragazzi.